Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come fare il root degli occhiali DJI FPV V1 e V2 e delle unità video. Grazie al root saremo in grado di installare un nuovo sistema operativo negli occhiali che ci permetterà di avere l'USD di Betaflight completo e senza alcuna limitazione. Questa procedura è valida per tutti i sistemi DJI FPV di prima generazione, quindi gli occhiali V1 e V2, la Air Unit, la HDX Vista e la Runcam Link. Vediamo ora i firmware supportati. Per quanto riguarda i goggles V1, Air Unit, HDX Vista e Runcam Link, possiamo usare le versioni 01.00.06.06 e 01.00.06.08. Io personalmente partirò da quest'ultima ed è quella che vi suggerisco di installare, in quanto vi dà la compatibilità con le nuove Runcam Wasp e Falcon Nano. Se dovete aggiornare i visori o le VTX ma non sapete come fare, ho già realizzato dei tutorial molto dettagliati su questo argomento, li trovate linkati in descrizione. Per quanto riguarda i goggles V2, le versioni supportate sono 01.00.06.06, 01.02.00.00, 01.02.00.01. La versione che raccomandano gli sviluppatori è la 06.06, le altre funzionano ma potrebbero dare errori. Al momento non ho dei V2 per fare delle prove, tuttavia secondo gli sviluppatori è possibile fare il downgrade alla versione 01.00.06.06, fare il root, installare WTFOS e poi aggiornare le ultime versioni. Ok, possiamo iniziare, io parto con gli occhiali. Per prima cosa mi assicuro di utilizzare una batteria completamente carica, il processo dura alcuni minuti, quindi è necessario che gli occhiali non si spengano durante l'aggiornamento. Un'altra precauzione è rimuovere la micro SD, non è una cosa fondamentale ma farlo non costa nulla, quindi è meglio toglierla. A questo punto apro il sito web fpv.wtf con un browser supportato, come ad esempio Microsoft Edge o Google Chrome. Il root e tutte le altre procedure da fare sia su occhiali che VTX andranno fatte direttamente online su questo sito, ve lo lascio linkato in descrizione. Molto bene, la batteria è completamente carica, ho rimosso la scheda SD, quindi collego il V1 al PC tramite cavo USB. Ok, ci siamo, la prima cosa da fare è cliccare su root. Quindi clicchiamo su root device e scegliamo la porta COM. Poi connetti. Perfetto, il routing degli occhiali è partito, il processo impiega alcuni minuti, quindi velocizzo un po' il video. Ok, come potete vedere mi dice che il sistema si è connesso con successo al dispositivo, questo indica che il root è andato a buon fine. In alcuni casi alla fine del procedimento potrebbe darvi questo avviso, è una cosa normale che alle volte capita. In questo caso il mio suggerimento è eseguire il root una seconda volta e tutto dovrebbe andare a buon fine. Il passaggio successivo al root è installare il sistema WTFOS, quindi clicco qui. Poi su installa. Infine install WTFOS. Anche questa volta il procedimento impiega qualche minuto, quindi come sempre assicuratevi di avere la batteria degli occhiali carica. Alla fine del processo gli occhiali si riavvieranno un paio di volte, quando non sentite più nulla vuol dire che ha finito. Dopo aver installato WTFOS è venuto il momento di installare i pacchetti. Si tratta di funzionalità aggiuntive di vario tipo, qui potete mettere quelle che più fanno per voi. La prima che installo è lo sblocca 1200 mW, in modo da non dover più inserire il file NACO né su occhiali né su VTX. Ok, questa è fatta. Ora installo il pacchetto MSPOSD, in modo da avere l'OSD di Betaflight completo di tutte le sue funzionalità. Ok, anche questo è fatto. Personalmente non mi servono altri pacchetti, in ogni caso è sempre possibile ritornare in questa pagina e installare o disinstallare quello che preferite.
Adesso è venuto il momento di fare il root della VTX, infatti vi ricordo che per avere l'OSD di Betaflight è necessario agire anche sulle unità video. La VTX andrà collegata tramite cavo USB e alimentata con la LiPo. Come sempre il mio consiglio quando si lavora a banco è di rimuovere le eliche dal modello. Per evitare che la VTX si surriscaldi vi consiglio di aiutarvi con una ventola. Questo farà in modo che le temperature rimangano basse e che la VTX non vada in protezione a causa del calore generato. Ed eccoci di nuovo sul sito fpv.vtf. I passaggi da fare per le unità video sono sempre gli stessi. Prima facciamo il root, poi installiamo VTFOS e infine mettiamo i pacchetti. Partiamo con root. Ora installiamo VTFOS. Per finire i pacchetti. Come vedete per le VTX abbiamo solo lo sblocco FCC e le MSP USD, ma in fondo è tutto quello che ci serve. Perfetto, qui abbiamo finito. Una volta conclusi i collegamenti ci spostiamo su Betaflight per configurare l'OSD. Andiamo in port e attiviamo configurazione MSP in corrispondenza della UART che abbiamo usato per collegare la VTX, nel mio caso la UART 4. Sempre nella stessa riga in periferiche attiviamo VTX MSP più DisplayPort. Se avete versioni precedenti a Betaflight 4.4 dovete configurare tramite Canvas Mod, perché in periferica non è presente l'opzione VTX MSP DisplayPort. Ho già realizzato un tutorial molto completo dove spiego tutti i passaggi da fare per procedere in questo modo, che è valido anche per configurare il sistema DJI con root. Se vi serve trovate la mia guida linkata in descrizione. Per quanto riguarda il tab VTX non c'è nulla da configurare e devi rimanere proprio come lo vedete in questa schermata. Passiamo al tab OSD, qui è possibile sistemare tutti i valori che ci sono a disposizione come meglio preferiamo, in quanto adesso il sistema DJI è pienamente compatibile con l'OSD di Betaflight. Come vedete qui ho selezionato l'inquality, che è uno dei valori più importanti che mancavano sull'OSD originale. Quando abbiamo finito facciamo save. Su Betaflight non c'è altro da fare, possiamo uscire. Dopo aver settato l'OSD di Betaflight è venuto il momento di impostare i font HD per VTFOS. I predefiniti infatti sono uguali a quelli analogici e sul display DJI risultano piuttosto sgranati da vedere. Per quanto riguarda i font, in rete si trovano svariate opzioni. Io ho scelto quelli di Snake e FPV, in quanto ben organizzati e disponibili per vari sistemi e firmware. Vi lascio il link a questa pagina in descrizione. Scorriamo verso il basso fino a trovare VTFOS. Come vedete abbiamo i font per ArduPilot, Betaflight e iNav. Io scarico solo quelli di Betaflight, ma se usate anche ArduPilot o iNav potete scaricarli e utilizzarli tutti insieme. Il sistema riconoscerà in automatico quale fonte assegnare in base al firmware che state usando. A questo punto scarico l'ultima versione dei font disponibile. Una volta scaricato il file, estraggo la cartella. I file che ci interessano sono all'interno di questo archivio zip, in particolare abbiamo tre tipi di font diversi, Blender, Contracts e Sphere. Cliccando sul PNG avrete un'anteprima del font in modo che possiate scegliere quello che preferite. Questo è Blender, poi abbiamo Contracts e infine Sphere. A me piace Contracts quindi userò questo.
Quindi apro l'archivio Contrax e copio i file al suo interno nella radice della microSD che userò negli occhiali DJI. Il sistema li leggerà in automatico, quindi non devo fare altro. Come ho detto in precedenza, nella radice della microSD potete copiare anche i font per ArduPilot e Nav. L'unica cosa da considerare è che potete usare solo un tipo di font alla volta. Se per esempio scegliete Contrax ma poi volete provare Sphere, dovete prima cancellare Contrax e poi copiare Sphere. Ok, abbiamo quasi finito. Un'ultima accortezza è disattivare l'OST di Custom DJI dal menu degli occhiali, proprio perché adesso useremo quello ufficiale di Betaflight. Quindi andiamo su Settings, Display e impostiamo Custom OSD su Off. Per concludere, grazie all'OSD di Betaflight non solo avremo a schermo tutti i valori che preferiamo, ma possiamo anche accedere alle configurazioni visualizzando tutti i dati del display sugli occhiali, proprio come si poteva fare con l'analogico. Vi ricordo che per accedere alle impostazioni di Betaflight dovete mandare lo stick sinistro al centro e a sinistra e lo stick destro in alto. Perfetto, non c'è altro da fare, adesso abbiamo sbloccato appieno il potenziale dei nostri occhiali DJI. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.